Dramma nelle scorse ore in provincia di Taranto, dove un ragazzino di 16 anni ha investito e ucciso per errore il padre mentre era al volante dell'auto di famiglia. Il dramma si è consumato nel pomeriggio di ieri venerdì nei pressi della villetta di vacanze della famiglia Marina di Pulsano, frazione del comune pugliese di Pulsano, a sud del capoluogo. L'uomo era andato a fare qualche lavoretto e aveva chiesto al figlio di accompagnarlo. Secondo una prima ricostruzione del drammatico incidente, pare che il giovane avesse preso l'auto del genitore e stesse facendo delle prove di guida da solo davanti alla casa vacanza della famiglia e di fronte agli occhi del padre, quando qualcosa è andato storto. Il sedicenne avrebbe innescato per errore la retromarcia, accelerando repentinamente, perdendo il controllo del mezzo, che quindi ha investito il padre, impegnato in alcuni lavori in un vialetto proprio di fronte all'abitazione. La vittima, Mimmo Protopapa, 48 anni, è stata colpita in pieno dalla propria vettura ed è rimasta schiacciata contro un muro. Un impatto violentissimo e letale che non gli ha lasciato scampo. I medici accorsi sul posto non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. Sul luogo sono intervenuti anche i carabinieri della locale stazione per i rilievi, ma non ci sono dubbi sulla non volontarietà del gesto dell'adolescente, che è ora sotto shock.